1 febbraio del 2003 la navetta spaziale Columbia e il suo equipaggio, composto da 7 astronauti, 2 femmine e 5 maschi, si disintegra sopra lo stato del Texas, viaggiando a circa 62.000 metri di altitudine e a una velocità di quasi 21.000 km orari. Mancano pochi minuti alle 9 del mattino a Dallas, quando la voce del comandante Rick Husband fu ascoltata per l'ultima volta. La missione NASA STS-107 sarebbe rimasta nella storia delle conquiste spaziali. Infatti, il 16 gennaio del 2003, durante il lancio più volte rimandato, qualcosa era andato storto. Un foro sull'ala sinistra si era aperto con fuoriuscita di schiuma, riscontrata poi a seguito delle numerose inchieste. Così, quel primo febbraio, mentre il comandante, insieme al secondo pilota, si preparavano a eseguire le manovre di rientro, quello stesso foro non impedì ai gas atmosferici di entrare nella navetta. Una manciata di secondi cruciali per la totale perdita del controllo dei sensori e, infine, del Columbia stesso da parte del Mission Control della NASA. Della missione STS restano gli 84.000 detriti che rappresentano quasi il 40% del Columbia, i resti dell'equipaggio identificati con il DNA e quasi tutti i risultati degli esperimenti, compreso un gruppo di vermi noti come Carenorhatoditis elegans di circa un millimetro di lunghezza, gli unici sopravvissuti alla missione.